Viva la Radio Network, oggi siamo a Cagliari, alla libreria Sardegna Libri, in compagnia di Lorenzo Vetrano e Stefano Rondisi. Siete registi e interpreti dello spettacolo I Giganti della Montagna, grande opera in compito di Pirandello, che è stata presentata da molti altri registi e in modi anche molto diversi. Voi che tipo di approccio avete scelto? Bene, Stefano incomincia. È una presentazione che mi ha fatto. Abbiamo scelto di far raccontare questa storia che parla dell'incontro fra due gruppi di persone, uno è una compagnia teatrale, un altro è un gruppo di persone che si sono staccate dal mondo e vanno a vivere in una villa distante dalla città, dove la villa si dice che sia infestata dagli spiriti, dove hanno la possibilità di dar corpo ai propri desideri e quindi far vivere la fantasia. L'incontro tra questi due gruppi viene raccontato da Cotrone, cioè il mago, quello che è a capo di questo gruppo di persone che sono in grado di diventare fantasmi, non farli apparire, diventarli, e suggeriscono alla compagnia della contessa di rimanere lì, perché la compagnia della contessa, che ha grosse difficoltà a fare il suo spettacolo, è andata in miseria per questo e non riesce più a trovare un pubblico. Loro dicono: il pubblico non esiste più, facciamolo per noi stessi, facciamo vivere i nostri desideri qui, soltanto per noi. Ed è Cotrone che racconta questa storia, e la racconta quindi immaginando che questa Ilse, che rappresenta il teatro, sia un personaggio che cambia ogni volta che parla, ogni volta che scompare, riappare da un punto inaspettato. È una magia che noi ci siamo potuti permettere, perché il nostro personaggio di Ilse è rappresentato da due attrici che sono gemelle, e quindi possiamo giocare con i trucchi di un mago, che sarei io, che ci sono sempre i trucchi per chi fa questo lavoro, e la gente pensa sempre che sia una, e a un certo punto ne vede appare un'altra da un'altra parte, però abbiamo calcolato bene i tempi, per cui diamo la possibilità che magari la stessa che ha fatto una gran corsa per uscire da una parte del teatro e arrivare dall'altra parte. Sono dei trucchi, però come Cotrone dice a un certo punto a Spizzi, impari dai bambini che fanno i trucchi, i giochi, e poi ci credono come se fosse vero. Ecco, Cotrone invita tutti a credere veramente anche a queste magie, a viverle come vere. Tutte queste apparizioni, questi fantasmi, diventano veri. Ecco, se ci lasciamo andare al sogno, è uno spettacolo che invita al sogno. Noi quando sogniamo non ci chiediamo che sta dicendo, che cosa sto facendo, che cosa sto dicendo, che cosa. Il sogno vive da solo. Ecco, lo spettacolo invita lo spettatore a lasciarsi andare a questo sogno, dove le cose avvengono anche per combinazioni strane. Lasciarsi andare alla magia. E quindi, oltre al gioco che queste due attrici ci permettono di fare sul personaggio di Ilse, che appunto rappresenta il teatro, noi possiamo fare un discorso sul teatro. Il Giganti della Montagna è un testo che parla della necessità del teatro nella società di oggi. Esatto, di allora, di oggi e di sempre. E qual è secondo voi il messaggio più importante che veicola quest'opera? Il messaggio più importante sta quasi proprio nel titolo, di questi giganti che incombono, che considerano l'arte un superfluo, non necessario, la cultura, ed è un momento che stiamo vivendo. Noi davvero, come persone, come attori, ci sentiamo circondati da giganti. È un momento che il teatro, la cultura in genere, sta vivendo in una maniera
davvero da fare quasi paura. Oggi che la festa del teatro, si parla tanto di teatro, stiamo attenti che questa festa non sia un funerale, nel senso che non godiamo tanto del fatto di dire è bello il teatro, è bello da fare, è bello da dare. Il teatro è una necessità e bisogna davvero che ci sia il concorso della gente, delle istituzioni, di tutti, perché se no non si cresce e allora i giganti possono arrivare. E come nel testo, sbraneranno Ilse, la uccideranno. Ecco, la paura è proprio questa, che davvero si possa arrivare un momento in cui dice, non c'è più necessità di cultura e allora l'ignoranza diventerà. E invece questo teatro, che è indispensabile alla società ed è rappresentato da questo testo, il testo parla della necessità del teatro, della necessità che il teatro vada tra la gente. I giganti sono il risultato di ignoranza che non capisce più il teatro e che alla fine di questo testo travolgono la contessa e la sua compagnia. Ma alla fine della storia che racconta Cotrone, del nostro spettacolo, lascia un grande senso di apertura, perché come aveva immaginato Pirandello, alla fine di questo, Pirandello non ha concluso questo testo, però ha raccontato il finale al figlio e gli ha detto che alla fine ci sarebbe stato un dio saraceno al centro della scena. E questo dio saraceno, che rappresenta la memoria del teatro, nel senso del passato, del presente, ma anche del futuro, di quello che c'è ancora da vivere, questo germoglio che continuerà a produrre frutti, e nel nostro spettacolo, attraverso l'uso di queste due attrici gemelle, che quindi sono il teatro in tutte le sue molteplici facce, ci dà la possibilità di raccontare un teatro che, pur essendo vittima e quindi ucciso dai giganti, continua a parlare e vivrà. Ed è un grande atto di fiducia di cui noi abbiamo bisogno e che con questo spettacolo portiamo avanti. Ecco, oggi è, come abbiamo detto, la giornata mondiale del teatro. Quali auguri volete fare voi al teatro? Che i giganti vengano travolti dal teatro, esatto. E non sia il contrario. È proprio questo. Va bene. Ringrazio per essere stati con noi. Barbara Cadoni, Viva la Radio Network, Cagliari. Ciao a tutti.